utilizzare per il benessere del territorio, della cittadinanza e per quello proprio il binomio Terra-Mare, iniziativa di Coldiretti volta alla valorizzazione delle ricchezze e delle salubrità delle nostre zone. I classici stand gialli hanno così fatto mostra di sé al Molo Beverello del porto di Napoli, permettendo a cittadini e turisti di poter consumare frutta di stagione e i suoi derivati alimentari, oltre a presentare prodotti cosmetici naturali ricavati dalle sostanze contenute in essi. Una giornata all'insegna di Campania Felix per ribadire l'impegno affinché la più grande ricchezza regionale abbia il primato che le spetta e non si ripeta mai più l'atroce inquinamento verificatosi a causa del malaffare. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello. Siamo assolutamente preoccupati perché il Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce proprio nei momenti estivi, nei momenti più caldi, un giusto e adeguato consumo di frutta e verdura. Nel rapporto con l'anno precedente ci siamo resi conto che questo consumo è crollato notevolmente, evidentemente anche legato a un momento di recessione, di difficoltà dei cittadini, ma anche a un rapporto tra la campagna e la distribuzione che non è adeguato. Un chilo di pesche ai nostri produttori viene pagato solo 20 centesimi. Allora chiediamo con forza al governo di fare in modo che si possa coordinare l'immissione della frutta e della verdura sul mercato a livello nazionale, che possa attivare il governo delle polizze assicurative multirischio che possano intervenire nei momenti di crisi come quelli attuali e che il ministro Martina chieda alla Commissione europea l'attivazione di un regolamento comunitario che prevede il ritiro della frutta nei momenti di eccesso e quindi di crisi di mercato.